Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video in cui parlerò di quello che per me è stato un vero e proprio incubo ai tempi in cui ebbi a sostenere gli esami di latino all'università. Sto parlando di Tito Lucrezio Caro, il già noto con il semplice nome di Lucrezio, autore latino che con il suo poema epico didascalico, il De Rerum Natura, quello che solitamente viene tradotto con la natura delle cose, e forse, sicuramente per me lo è, uno degli autori più difficili dell'intera letteratura latina. Sì, sicuramente anche Tacito non è un autore semplice, però diciamo che quantomeno lui tratta di un argomento storico e lo fa attraverso la prosa, mentre Lucrezio tratta di un argomento filosofico in poesia, peraltro in un periodo storico, il finire del primo secolo avanti Cristo, in cui a parte Cicerone erano pochissimi gli autori latini che si stavano occupando di filosofia, tanto da non esserci in quel periodo nemmeno il lessico per esprimere quei concetti filosofici. E sul fattore linguistico forse risiede il fascino che ancora oggi esercita Lucrezio, un autore che solitamente tende ad essere oscurato nei programmi didattici dei licei, chiuso com'è tra Cicerone, Catullo, Cesare e gli altri grandi autori del primo secolo avanti Cristo. La potenza della sua scrittura e la forma poetica a cui lui dà vita lo rende sicuramente un unicum all'interno della storia latina, tanto da permettere alla sua opera di sopravvivere anche ai secoli, diciamo, chiamiamoli così, di oscurantismo, in cui sicuramente le idee epicuree di cui lui si fa propagatore non erano sicuramente accettate. Insomma, non sono le nozioni di fisica epicurea a renderlo famoso, ma piuttosto il suo stile e la potenza del suo linguaggio. E paradossalmente è ciò che lo rende bistrattato oggi nei programmi scolastici, stretto com'è tra il nozionismo accademico e i striminziti brani da antologia in cui è relegato, ma che non rendono merito al potenziale linguistico, al contenuto nel De Rerum Natura. Cerchiamo quindi di conoscere qualcosa in più di questo autore e di quest'opera. Partiamo dalla biografia e diciamo subito. Della vita del nostro caro Lucrezio non si conosce pressoché nulla. Sappiamo solamente che nacque tra il 98 e il 94 avanti Cristo e che morì intorno al 53 avanti Cristo. Si ricavano queste informazioni principalmente da tre fonti. Eliodonato, scrittore del IV secolo d.C., che nella sua Vita di Virgilio ci dice che Lucrezio morì nell'anno in cui Virgilio, nato nel 70 a.C., all'età di 17 anni assumeva la toga virile. Cicerone, che in una lettera al fratello Quinto del febbraio del 54 a.C., esprime alcuni giudizi su Lucrezio, probabilmente dopo la morte del poeta. Infine San Girolamo, nella sua traduzione latina del Chronicon di Eusebio di Cesarea, nella quale opera, oltre a indicare nel 94 a.C. l'anno di nascita di Lucrezio, ci offre le uniche informazioni sulla vita del poeta. Secondo Eusebio, infatti, il povero Lucrezio soffrì di una fantomatica pazzia, contratta dopo l'assunzione di un ancor più fantomatico filtro d'amore, e scrisse alcuni libri, il De Rerum Natura, nei momenti di lucidità, poi pubblicati da Cicerone. Infine, sempre per Eusebio, Lucrezio morì suicida a 44 anni. Tralasciando per un attimo Eusebio, probabilmente un tantino prevenuto con Lucrezio per le sue teorie materialiste e antiprovvidenzialiste, resta il rammarico di non sapere nulla sulla sua condizione sociale, sul suo status, fondamento della società romana o sulla sua formazione. Potendoci avvalere esclusivamente sulla complessità dell'opera, si può forse supporre che fosse quantomeno vicino alle cerchie colte e altolocate di Roma, ma rimane un'ipotesi e probabilmente la vita di Lucrezio rimarrà per sempre avvolta dal mistero e il suo nome rimarrà sempre legato a doppio filo alla sua unica opera.
Passiamo ora a vedere più da vicino il De Rerum Natura. Come ho detto, è un poema epico didascalico di argomento filosofico, costituito da 7415 esametri dattilici suddivisi in 6 libri, composto probabilmente nella prima metà degli anni 50 del primo secolo avanti Cristo. È dedicato a Gaio Memmio, con ogni probabilità quel Gaio Memmio pretore nel 58 avanti Cristo e propretore in Bitinia nel 57 avanti Cristo, al cui seguito stava pure Catullo. Dopo un celebre inno a Venere come proemio generale, l'opera si sviluppa in 6 libri, ognuno dei quali organizzato come un'unità artistica definita, integrata nell'architettura complessiva. In parole povere, ciascuno è composto con un proemio e un finale. Ogni libro è dedicato a un aspetto particolare della filosofia epicurea. In base all'ambito della dottrina epicurea trattato, si è soliti dividere i 6 libri in 3 coppie. Nella prima coppia, Lucrezio illustra i principi della fisica epicurea, debitori degli insegnamenti del filosofo Democrito. Più nello specifico, nel primo libro si parla della natura dell'universo, che secondo i precetti epicurei è fatta di vuoto e materia, materia costituita da piccole particelle invisibili e indistruttibili, gli atomi. Nel secondo libro, invece, Lucrezio ci spiega il movimento e le qualità di questi atomi. Secondo l'epicureismo, queste particelle precipitano nello spazio infinito e, potendo deviare traiettoria, si scontrano e formano aggregati di massa. Nella seconda coppia si passa ai fenomeni del mondo umano. Il terzo libro tratta della natura dell'anima, composta di atomi come tutte le cose e legata al corpo. Qui si tocca uno dei grandi temi dell'epicureismo, l'inconsistenza della paura della morte. Se infatti l'anima è materiale e connessa al corpo, insieme al corpo si dissolve una volta sopraggiunta la morte. Nel quarto libro, invece, Lucrezio spiega la teoria della conoscenza così come la concepisce Epicuro. Interamente incentrata sui sensi e le percezioni sensibili, secondo questa interpretazione, tutti gli errori e tutte le illusioni non sono altro che errate interpretazioni che il nostro giudizio dà delle immagini sensoriali. In modo particolare, Lucrezio si sofferma sulla passione amorosa, una pulsione naturale che diventa però pericolosa, anzi tra le più pericolose, quando si perde dietro le illusioni dell'immaginazione. La terza e ultima coppia di libri tratta di cosmologia. Il quinto libro tratta del carattere mortale del mondo, che avrà una fine come ha avuto un inizio, parla della spiegazione naturale dei fenomeni astronomici e parla dello sviluppo della vita sulla Terra e dell'evoluzione dell'uomo. Tutte cose svincolate per l'epicureismo da qualsiasi tipo di intervento divino. Infine, il sesto libro si occupa dei fenomeni atmosferici e fisici, come i terremoti e i fulmini, sottolineando ancora le cause naturali e razionalmente conoscibili. L'ultima parte, che fa da chiusura di tutta l'opera, si concentra sulle epidemie e sulla descrizione della famosa peste d'Atene, avvenuta nel 430 avanti Cristo, già raccontata da Tucidide, dove morì anche Pericle. Un discorso a sé meritano i proemi e i finali dei singoli libri. I proemi del primo, terzo, quinto e sesto libro cantano i meriti di Epicuro, visto come un vero e proprio eroe, colui che ha dischiuso le porte dell'universo e sconfitto la religio. Il proemio al secondo libro è invece una esortazione alla filosofia, definita Nature Species Ratioque, ovvero una rappresentazione e spiegazione razionale della natura. Infine, il proemio al quarto libro si sofferma sull'opera stessa, una novità assoluta nella cultura latina che offrirà eterna gloria al suo compositore, e l'essere qui a parlarne dopo più di 2000 anni gli dà ragione. I finali, invece, si caratterizzano per una forte cupezza. In special modo il finale del secondo libro termina con la decadenza del mondo, il finale del quarto con gli effetti patologici dell'amore e il finale del sesto libro, come abbiamo già accennato, con il macabro racconto della peste d'Atene, terribile contrappasso rispetto all'iniziale inno a Venere, rappresentante della forza generatrice della natura.
Ora che abbiamo visto la struttura dell'opera, concentriamoci brevemente su alcune delle tematiche più interessanti del De Rerum Natura. In primo luogo va sottolineata l'incredibile audacia di Lucrezio, tanto nella forma quanto nei contenuti. Scrivere un poema epico didascalico sul modello greco, il latino, lingua che all'epoca non possedeva nemmeno il lessico per farlo, sulla quale Lucrezio deve compiere un lavoro mostruoso e per di più trattando temi altamente invisi all'elite e all'establishment dello Stato romano, come l'allontanamento dall'attività politica e il rifiuto della religione. Lucrezio si può pure considerare un epicureo eretico nella forma. Egli andava contro gli stessi dettami di Epicuro, il quale anteponeva la chiarezza comunicativa allo stile e osteggiava la poesia che riteneva legata al mito, alla religione e alla paideia delle elite al potere. Eppure Lucrezio con una opera del genere si rivolge proprio all'aristocrazia romana e lo fa contrapponendole una aristocratica ripugnanza morale verso la degenerazione del Mos Maiorum, che di lì a poco avrebbe portato alla fine della Repubblica e alla nascita del Principato. Il suo intento letterario è di rinnovare il poema epico, il suo scopo è di diffondere l'epicureismo. I suoi modelli stilistici sono Ennio, il pioniere dell'epica latina, da cui Lucrezio prende l'esametro e l'estremo ricorso all'arcaismo, alla letterazione e ai significanti fonici, Omero, che è il padre dell'epica, ma soprattutto Parmenide ed Empedocle, figure a metà tra l'essere scienziati, profeti e maestri di verità. Empedocle specialmente si può vedere come il modello lucreziano. Lo stesso titolo De Rerum Natura rimanda un'opera del filosofo, intitolata appunto Sulla Natura, ed è dopo Epicuro la figura più lodata all'interno dell'opera, tanto da attribuirgli una natura più che umana. La poetica è callimachea, estenuata elaborazione formale, seppure nell'ambito di un diffuso poema epico di stile sublime. Il canto, dice lo stesso Lucrezio, ricerca la bellezza perché solo la bellezza del canto rende accessibile una materia così oscura. La poesia, sempre per Lucrezio, è il miele cosparso sui bordi della tazza che contiene l'amaro assenzio di una dottrina ostica e oscura. Oggi, della fisica epicurea, forse interessa poco, ma le parti sulla religione e sull'anima sono ancora oggi impressionanti, e lo sono ancora di più se pensiamo in quale periodo furono scritte e che riuscirono a sopravvivere a epoche in cui certi concetti erano assolutamente inesprimibili. Lo stile è corrosivo, caustico, io direi anche carsico in certi aspetti. Immagini allucinate, attenzione morbosa agli stati patologici del corpo e dell'anima. Anche in traduzione, quest'opera è in grado di muovere attraverso le parole e non merita, secondo me, di essere obliterata. Bene, con questo credo che per questo video ci sia detto più che sufficienza. Io spero di avervi in qualche modo interessato a Lucrezio e alla sua incredibile opera. Comunque a me non rimane che ringraziarvi per la visione e alla prossima!